Oltre 12 milioni di euro per 16 comuni bergamaschi dal bando regionale per la valorizzazione dei borghi storici, 1 milione per Gromo che realizzerà Casa della Comunità e Palazzo della Cultura. Controlli della velocità in arrivo a Castione durante il mese di novembre, posti di blocco della polizia locale con il telelaser. Continuano gli appuntamenti dedicati alla stesura del primo piano di sviluppo turistico della città di Clusone attraverso la progettazione partecipativa. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Lo avete sentito dai titoli, oltre 12 milioni di euro per 16 comuni bergamaschi dal bando regionale per la valorizzazione del territorio e dei borghi storici. Arriveranno fondi anche in Valseriana e Valcamonica. Sentiamo. È stata stilata la graduatoria dei comuni lombardi che riceveranno il contributo regionale per realizzare interventi di riqualificazione dei borghi storici. Nel nostro territorio spicca il 1 milione di euro destinato a Gromo, stessa cifra per Bienno e Berzo Inferiore in Valcamonica. Sono state pubblicate le domande ammesse al finanziamento nell'ambito del bando regionale rivolto agli enti locali per la valorizzazione del territorio e dei borghi storici. L'assessore regionale al territorio e protezione civile Pietro Faroni ha detto di essere estremamente soddisfatto del risultato raggiunto. Questa procedura, finanziata interamente dalla regione con una cifra pari a 60 milioni di euro, è la prova dello straordinario sforzo finanziario che l'istituzione regionale compie per valorizzare i nostri comuni e renderli più attrattivi, in un'ottica di turismo culturale attraverso interventi su aree e immobili di interesse pubblico. Vogliamo avviare processi virtuosi di recupero urbano che avranno un impatto positivo anche sulla ripresa economica dei territori duramente provati dall'emergenza Covid-19. In provincia di Bergamo, oltre a Gromo, tra i comuni finanziati ci sono Azzone con circa 360.000 euro, Casazza con 1 milione di euro, Parre con poco più di 261.000 euro. In provincia di Brescia, oltre a Bienno e Berzo Inferiore, citiamo Artogne, 445.000 euro, Pisogne circa 697.000 euro e Vezza d'Oglio con 900.000 euro. I comuni finanziabili successivamente sono, tra gli altri, Endine Gaiano, Gandino e Sale Marasino. Lo abbiamo appena sentito, tra i comuni che riceveranno 1 milione di euro dal bando regionale c'è anche Gromo. Sentiamo cosa c'è in programma. Siamo in collegamento con la sindaca di Gromo, Sara Riva. Anzitutto credo legittima soddisfazione per la notizia di questo cospicuo contributo per la riqualificazione del centro storico. Spieghiamo anche che cosa avete intenzione di fare con questi fondi. Confermo tantissima soddisfazione. Con questo progetto andiamo a riqualificare gli immobili di Piazza Franzini, che attualmente ospita la biblioteca, il consorzio forestale, le poste e la sede di alcune associazioni, che chiaramente troveranno ancora spazio all'interno dell'immobile, ma allo stesso tempo andiamo a valorizzare Palazzo Milesi, sede istituzionale, in quanto una parte degli uffici comunali, grossa parte, sarà spostata nell'ambito dell'immobile di Piazza Franzini e di conseguenza andremo a creare un palazzo della cultura nell'attuale palazzo comunale. Quindi avremo questi due edifici, tra l'altro collegati tra di loro, la casa della comunità, sede degli uffici comunali, delle associazioni e via dicendo, e dall'altra parte il palazzo della cultura con un ampliamento del museo delle armi bianche delle pergamene, con la realizzazione della cucina virtuale, la realizzazione di un museo delle miniere d'argento collegata al Corin del Cucì subito dietro al paese, alcune postazioni multimediali per la didattica, un'esposizione di arte moderna e contemporanea e uno spazio dedicato ai comuni dell'Alta Valle, insieme a Gromo, appunto anche Gandellino, Valbondione e Valgoglio, che hanno dato il loro partenariato nell'ambito di questo progetto e che chiaramente ringrazio. Poi ci sarà uno spazio teatrale, nel senso che la facciata ristrutturata e sistemata dell'immobile di Piazza Franzini sarà un po' la scenografia e dall'altra parte il loggiato del Palazzo Milesi diventerà proprio un teatro e nell'ambito di Piazza Franzini ci potranno essere delle esibizioni, delle iniziative, via dicendo. Questo ci consentirà anche una sorta di riparo in caso di maltempo.
Ringrazio chiaramente la precedente amministrazione che ha lavorato con me su questo progetto. Adesso gli amministratori neoeletti avranno parecchio da fare. Ringrazio la società che ci ha seguito il progetto, la società Briani di Lucio Brignoli, l'ingegnere Gianfranco Lubrini, che è stato appunto il progettista, il nostro ufficio tecnico, i comuni limitrofi, come ho detto, per il partenariato e il Touring Club Italiano che ha sostenuto l'iniziativa. Tra gli obiettivi di questo progetto, oltre al miglioramento della fruibilità dei servizi comunali e appunto la possibilità di liberare una parte consistente degli uffici attualmente collocati nel Palazzo Milesi, anche l'abbattimento delle barriere architettoniche che credo sia di assoluta importanza ai giorni nostri. A quanto ammontano complessivamente gli interventi in programma? Ammontano 1.600.000 euro, 1 milione appunto al finanziamento che abbiamo ricevuto dalla Regione Lombardia, e gli altri 600.000 euro invece saranno presi dal conto termico GSE. Novembre è il mese in cui si ricordano i caduti, ma Castione sarà anche un mese dedicato ai controlli della velocità. Andrea Filisetti, ha parlato di questi due temi con il primo cittadino, Angelo Migliorati. Per il 4 novembre sul comune di Castione sono state promosse alcune iniziative. Esatto, è la conclusione di un percorso iniziato 5 anni fa quando siamo andati ad Udine e poi ad Aquileia in pellegrinaggio per ritirare le medaglie e la memoria ai 42 caduti di Castione della Presolana durante la Prima Guerra Mondiale. Quest'anno il Consiglio Comunale della nuova amministrazione nella prima seduta ha deliberato di dare la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto come hanno fatto tanti altri comuni, per cui domenica 7 alle 9 inaugureremo la via Milite Ignoto che è nei pressi del centro sportivo comunale. A seguire depositeremo una corona e renderemo gli onori ai monumenti di Bratto e di Dorga, per concludere poi con l'onore ai caduti al monumento di Castione, la Santa Messa in ricordo delle vittime della guerra e infine la deposizione di due corone di alloro al famedio comunale presso il cimitero di Castione. Inoltre avete organizzato anche una conferenza. Insieme al professor Cimmino, Marco Cimmino, che è uno storico militare molto conosciuto in Bergamasca e soprattutto uno studioso della Prima Guerra Mondiale, ci sarà domani al teatro, al cinema di Dorga, una conferenza proprio su quello che è stato il Milite Ignoto, quello che ha rappresentato negli anni 20, compreso i filmati dell'epoca che verranno proiettati, ma soprattutto capire il senso di dedicare al Milite Ignoto tutta una storia, tutta un'epopea che ha avuto senso poi in tutto il mondo e che è stata ripresa da tante altre nazioni, ma che ha origine in Italia. E il mese di novembre per Castione sarà un mese particolare. Sì, il mese di novembre per noi sarà il mese di controllo della velocità. Sono molti cittadini e anche i villeggianti che in questi mesi hanno sottolineato alla polizia locale proprio l'eccessiva velocità dei cittadini, per cui iniziamo a controllare. Ci saranno dei posti di blocco a partire da domani venerdì, in cui con il telelaser misureremo la velocità degli autoveicoli e contesteremo l'eventuale sanzione immediatamente. È ovvio che ci sono dei limiti di velocità, che la sicurezza ormai è una necessità per tutti, che siamo in un paese, in un centro abitato, per cui è necessario avere un po' di disciplina maggiormente di quanto lo si è fino adesso. Per cui l'invito già adesso a tutti di prestare attenzione ai posti di blocco che ci saranno e a moderare la velocità. Interverremo soprattutto sulle vie che hanno più segnalato come problematiche, che è tutta la statale a partire dal Passo fino all'Agro, e la via Papa Giovanni, che è la via che porta al Monte Pora. Su queste strade effettivamente la velocità è alta e genera pericolo anche per i pedoni e anche per il traffico stesso, per cui saranno una serie di controlli che dureranno ovviamente a sorpresa durante tutto il mese di novembre. Mi auguro di dare poche multe perché l'intento non è di fare cassa, ma è proprio di invece uno scopo didattico alla gente a dire occhio che siamo comunque in un centro abitato, occhio che bisogna rispettare i limiti di velocità. Sono davvero tanti i nuovi collegamenti con l'Europa che l'aeroporto di Orio al Serio sta mettendo in campo con l'orario invernale. È stato inaugurato oggi quello con Düsseldorf in Germania.
L'aeroporto di Milano Bergamo festeggia l'arrivo della compagnia aerea Eurowings del gruppo Lufthansa e l'aggiunta della nuova destinazione di Düsseldorf al proprio network di collegamenti. Il nuovo volo, inaugurato il 4 novembre, prevede 4 frequenze settimanali, lunedì, giovedì, venerdì e domenica, a cui si aggiungeranno dal 1 febbraio 2022 i giorni di martedì e mercoledì. Oltre che offrire la comodità del volo diretto, Eurowings consente anche di fare scalo a Düsseldorf per raggiungere, tra le varie possibilità, una serie di destinazioni all'interno della Germania, con tempi di transito ridotti, come Amburgo, Berlino-Brandeburgo, Dresda e Lipsia. Il volo, operato con aeromobili A319 e A320, prevede a bordo posti riservati in classe business e permette ai passeggeri di accumulare punti del programma Miles and More del gruppo Lufthansa. E adesso la situazione coronavirus in Lombardia: a fronte di 105.766 tamponi effettuati, sono 745 i nuovi positivi. Un tasso dello 0,7%, ieri era dello 0,4%. I nuovi casi in provincia di Bergamo sono 45, in provincia di Brescia 72. I ricoverati in terapia intensiva restano 49 come ieri, negli altri reparti salgono a 330, 13 in più di ieri. 15 i decessi, ieri se ne erano registrati 10. E vediamo adesso com'è la situazione in Bergamasca. Mentre in Italia sale l'incidenza dei contagi da coronavirus, in provincia di Bergamo si registra una tendenziale flessione. È quanto emerge dal report sui nuovi positivi nell'ultima settimana stilato dalla TS di Bergamo. Nella settimana 27 ottobre-2 novembre il tasso di incidenza è pari a 16 nuovi casi per 100.000 abitanti. La TS sottolinea una tendenziale flessione, sempre in termini moderati, nella crescita della curva epidemica. In particolare, rispetto alla settimana precedente, ci sono stati 74 casi positivi in meno. Il calo in termini percentuali è del 29,2. Più o meno stabile il numero dei comuni con zero casi incidenti, che passano da 166 a 168. Nessun ambito territoriale risulta essere Covid-free. Anche nell'ultima settimana l'ambito della Valle Brembana non rientra in questo status per un solo nuovo caso sui 7 giorni monitorati. L'ambito dell'Alta Valle Seriana e Valle di Scalve, che non presentava nuovi casi la settimana precedente, fa ora segnare 4 nuovi casi. Continuano gli appuntamenti dedicati alla stesura del primo piano di sviluppo turistico della città di Clusone. Ieri sera in Sala Allegrenzi, incontro con un ospite d'eccezione. Continua l'attività volta alla stesura del primo piano di sviluppo turistico della cittadina Baradella. Sì, esattamente, siamo passati alla seconda fase di questo piano di sviluppo turistico condiviso con i cittadini, condiviso con le realtà portatrici di interessi del nostro territorio, commercianti, albergatori, ristoratori, semplici cittadini. La ricetta è quella di condividere questo piano di sviluppo. Questa seconda fase che ha iniziato quindi questa sera, è iniziata questa sera con un ospite di eccezione, il dottor Francesco Tappinassi, direttore dell'azienda che fa turismo della regione Toscana e anche già dirigente del Ministero dei Beni Culturali e in particolar modo legati al turismo con appunto il ministro Franceschini. Quindi un ospite veramente di rilievo che questa sera ci ha offerto una panoramica e soprattutto degli spunti e anche delle provocazioni molto interessanti da un autorevole quindi esponente che di turismo ne sa parecchio, e quindi adesso veramente la palla resta a noi per riuscire ad attuare tutto quanto stiamo raccogliendo con questo piano di sviluppo. Siamo molto fiduciosi, siamo anche consapevoli che gli obiettivi che potremo raggiungere saranno importanti, quindi uno sviluppo turistico in ottica, come è stato detto anche questa sera, di sviluppo economico del territorio, quindi turismo come attività economica che possa quindi sostenere la vita dei nostri cittadini. Inizia un po' questo momento di analisi, di dialogo e di costruzione puntuale precisa delle iniziative, delle azioni che andremo poi a proporre all'amministrazione comunale di Clusone. Il gruppo di lavoro, che poi oggi fino adesso è stato abbastanza unico, verrà diviso in gruppi e a loro verrà poi demandata la puntuale costruzione delle varie azioni da destinare, poi da dare come patrimonio all'amministrazione
amministrazione comunale di Crusone. Promoserio in questa azione si pone come interlocutore primario del dialogo tra l'ente pubblico e gli operatori privati, con l'intenzione di realizzare appunto un modello nuovo, un modello di azione che sia innovativo e che dia anche strumenti a tutti per poter diventare sempre di più un territorio vocato a livello turistico e dare sempre di più risposte ai turisti e anche agli abitanti. Ma cosa deve essere fondamentale in questa attività? Ma intanto il metodo con cui avete iniziato a lavorare, costruire un piano di sviluppo del territorio in chiave turistica senza una completa adesione da parte di tutta la filiera, tutta la governance pubblica e privata, vuol dire rischiare di fare un documento magari bellissimo, scritto dal più grande esperto del mondo, ma totalmente inapplicabile. Quindi il primo elemento è quello di una progettazione partecipativa, una sorta di redazione collettiva che stabilisca alcuni punti fermi, ma anche una sorta di patto di fedeltà, senza il quale appunto non rischiamo di sterilizzare gli interventi, utilizzare malamente le risorse, la promozione, perché dal punto di vista dell'efficacia costruiamo promesse che poi come dimensione pubblica non siamo in grado di mantenere, perché come ovvio gran parte dell'offerta è in realtà fatta dagli operatori privati. Quindi il primo elemento è proprio questo, una costruzione condivisa che individui degli obiettivi misurabili, altro tema molto interessante, e che possa costruire un percorso senza puntare alle scorciatoie, senza puntare ai maghi zurli che ti danno la soluzione magica, perché la soluzione magica non c'è. C'è invece un lavoro serio da fare di costruzione di un prodotto turistico, di un'offerta turistica a cui la dimensione pubblica può dare un grande aiuto anche in termini di competenze e di guida appunto di un percorso collettivo di ospitalità. Un libro da poco pubblicato racconta Papa Francesco ai bambini. L'autore è bergamasco, l'abbiamo intervistato. Mente, cuore, mani, come apprendere alla scuola della vita con Papa Francesco, è un libro di Roberto Alborghetti, giornalista e scrittore bergamasco, un libro dedicato in particolar modo ai bambini e ai ragazzi. Perché raccontare Papa Francesco ai più piccoli? È una sfida che ho raccolto proprio seguendo il percorso, l'itinerario anche umano di questo Papa, perché nella sua testimonianza ha una grande attenzione proprio ai più giovani, ai bambini, ai ragazzi, li incontra frequentemente, li ascolta nei suoi passaggi attraverso le parrocchie romane, quando è in giro per il mondo vuole sempre un momento proprio di incontro con i più giovani e i giovanissimi. È un Papa che ascolta molto, li ascolta molto e poi è felicissimo anche poi di rispondere a queste domande. Il libro nasce proprio attraverso i temi che anche il Papa tratta frequentemente quando incontra i bambini. È un libro scritto con estrema semplicità, per questo forse anche difficile da scrivere, e lo riconosco dopo aver fatto già altri lavori su Papa Francesco, proprio perché vuole arrivare al cuore dei bambini, vuole arrivare anche nelle aule, nelle scuole, nei gruppi di catechismo. È uno strumento per poter dare degli elementi in più per fare scuola, didattica, per fare anche parrocchia, per fare anche pastorale. Il libro affronta sette tematiche, inizia col raccontare cosa vuol dire Papa. Chi è il Papa? Perché si chiama così? Da dove deriva questa parola? È una parola semplicissima, come scoprirete, molto vicina a ognuno di noi, perché tutti abbiamo avuto l'esperienza appunto di un Papa. E poi si parla di infanzia, perché il Papa incontra tanto i bambini, quali sono le domande dei bambini, e si parla di famiglia, come lui è cresciuto nella sua famiglia e come lui vede la famiglia oggi, e soprattutto gli attori della famiglia, chi sono e quale clima instaurare all'interno di una famiglia, clima diciamo di dialogo, di gioia, di fraternità, di compagnia, di complicità. Si parla di scuola, perché la scuola è importante,
La scuola è l'elemento fondamentale della vita dei nostri bambini, ma un elemento di crescita. Senza la scuola la società non cresce, senza la scuola la società non va avanti, non si sviluppa, non ha futuro senza la scuola, la nostra società. E si parla poi di ambiente, perché è il tema del momento, un tema a cui Papa Francesco è molto legato, avendo scritto una enciclica, Laudato Si, tutta dedicata ai problemi del riscaldamento globale. Si parla di gioco, di sport, che è la parte fondamentale anche della vita dei nostri bambini. I bambini devono giocare, i bambini devono cercare di applicarsi nel gioco, perché il gioco, lo si può dire, è il lavoro loro. Attraverso il gioco imparano il rispetto delle regole, imparano a stare assieme agli altri, imparano quali sono le modalità di comportamento. E poi si chiude questo libro con la tecnologia, si parla del corretto uso della tecnologia, di come Papa Francesco non demonizzi i social, anzi definisce internet un dono di Dio, ma i social ci chiamano a un senso di responsabilità, ci chiamano ad agire, anche noi piccoli, anche con i bambini, a una modalità di comportamento che si basa sul rispetto del tempo che noi dedichiamo e sul rispetto anche della nostra vita, e soprattutto garantire ai bambini il giusto momento affinché siano, certo, al computer, stiano al computer il giusto momento, il giusto tempo, ma poi chiaramente si dedichino ad attività che li rendano più creativi, che li rendano anche più dinamici nei confronti delle difficoltà e delle sfide che la vita gli propone. Adesso il calcio, riflettori puntati sull'Albino Leffe, che ieri ha guadagnato l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Sono serviti ben 20 rigori per decidere la sfida tra Albino Leffe e Trento negli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Alla fine l'hanno spuntata i bergamaschi, che hanno così staccato il pass per il turno successivo. Una vittoria che serve anche a ridare morale in un periodo certo non facile per la squadra blu-celeste, che da qualche giornata in campionato stenta. Sul campo di Gorgonzola nel primo tempo non si vede molto, le due squadre creano poche occasioni degne di nota. La gara si accende solo nella ripresa, per la precisione dopo 3 minuti. Punizione per il Trento, Belcastro mette al centro, Carini colpisce al volo, Facchetti para, ma sulla respinta Barbuti riesce a mandare la palla oltre la linea bianca. L'Albino Leffe reagisce e si rende pericoloso in diverse circostanze. Il Trento però non sta a guardare, va vicinissimo al raddoppio sempre con Barbuti. La palla finisce sul palo. L'insistenza blu-celeste viene premiata a 5 minuti dal termine. Il pareggio è firmato da Ravasio, ben servito dall'esordiente Muzio. Si va all'extra time ed è ancora il giovane classe 2003 a propiziare il 2-1 all'11esimo del secondo tempo supplementare. Bello il suo affondo sulla destra e il cross che Tomaselli mette in rete di testa. Sembra finita, ma non è così. Nel recupero il Trento trova il 2-2 con un diagonale forte e preciso di Scorza. A decidere la sfida sono i calci di rigore. Protagonista è il giovane portiere dell'Albino Leffe, Lorenzo Facchetti, che ne para 3. Decisivo l'intervento sul penalty di Simonti. Ci pensa poi Miculi a regalare la qualificazione ai bergamaschi. Ma sentiamo le parole a fine partita di mister Michele Marcolini. Una vittoria parecchio faticosa. Purtroppo, come spesso ci capita, siamo andati sotto in una partita equilibrata dove magari qualche occasione per farlo noi ce l'avevamo avuta, però sta per finire, spero, questo nostro momento, e anche oggi siamo andati sotto. Poi però abbiamo avuto una bella reazione, ci ha dato una grande mano l'entusiasmo dei ragazzi che ho messo in campo, c'è stata l'applicazione da parte di tutti, la grande volontà di non lasciare niente di intentato, e questo mi rende molto contento, perché comunque ci tenevamo a passare il turno, ci tenevo a vedere le prestazioni di qualche componente della nostra rosa, e in più ci sono state le belle sorprese dei ragazzi, che credo che facciano contenti tutte le persone che lavorano in Albino Leffe, a partire dal settore giovanile, che ogni anno cerca di
di lavorare al massimo per cercare di dare un qualcosa, un aiuto che possa essere piccolo o grande alla prima squadra. Oggi tra una cosa e l'altra ha giocato Issa, Lumbia che è fisso con noi, in più hanno esordito tre giocatori che sono con la primavera, quindi hanno fatto bene, sono contento, sono stato protagonisti di buone prestazioni, quindi dai, è stato un bel premio per loro e per come stanno facendo con la primavera. Dopo Padova c'è da ripartire credendo sempre in quello che si fa, nel lavoro, perché poi prima o poi se si lavora sempre forte si viene premiati. Dobbiamo pensare solo a affrontare con grande volontà e intensità la prossima partita con la Pro Vercelli e poi vincerà il più bravo e speriamo di essere noi. E siamo in chiusura, quindi i programmi di Antenna 2, iniziamo dal canale 88, questa sera alle 20 il programma di motori Paddock, alle 21.30 Work in Progress, rubrica dedicata al mondo del lavoro, alle 21.55 Mondo Albino Leffe, alle 22.30 la seconda edizione del TG, alle 23.15 Art Track. Il canale News 218, alle 21.30 il telegiornale, alle 22.10 l'anteprima Target, questa sera un servizio dedicato all'inaugurazione di strutture e attrezzature per le persone con disabilità a Piario e Parre nel ricordo di Armando Malfante. Il canale sportivo 628, alle 20 Antenna 2 Sport, alle 21 la partita di calcio Pradalunghese-Colognese, alle 23 Blu Sport. E infine l'almanacco, domani è venerdì 5 novembre, il sole sorge alle 7:02 minuti e tramonta alle 17:06 minuti, la luna è nuova, sorge alle 7:37 e tramonta alle 17:30. La chiesa ricorda San Zaccaria. È tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi ricordo dopo il TG l'appuntamento con la rubrica Educhiamo e le previsioni del tempo. Buona serata.